Trovo che la bottega contemporanea abbia a che fare con un nuovo modo di approcciarsi all'enogastronomia. Cioè io entro in una bottega per acquistare, come succede qui, e prima ho un momento, che prima non esisteva in un altro, nei precedenti format, ho un momento in cui posso fermarmi e utilizzare le macchine per assaggiare il vino e andare ad un bancone dove assaggiare il prodotto enogastronomico. L'insieme di queste due cose mi dà un'esperienza che mi chiarisce le idee su cosa voglio comprare. È un luogo di acquisto con questa piccola opportunità di esperienza reale con il prodotto. Non somministriamo nulla perché non è un negozio di somministrazione, non è ideato per far quello, infatti non c'è la possibilità di sostare, di essere serviti, di fare un aperitivo, di cenare, non c'è questa opportunità. Però c'è l'opportunità di assaggiare il prodotto e scoprire finalmente com'è un Sassicaia, com'è un Barolo, com'è un Brunello di Montalcino e non comprarlo a scatola chiusa sperando di tornare a casa e che il prodotto piaccia. Così come assaggiare un prodotto, un parmigiano, prima di decidere di acquistarlo. E la degustazione, oltre a rassicurare l'acquisto, ma in realtà fa una cosa interessante, insegna all'utente qualcosa di più del prodotto. Ad esempio può scoprire la differenza che c'è tra un parmigiano 36 mesi rispetto a uno 24, perché fisicamente lo assaggia, non perché vede un numero sull'etichetta, e quindi iniziare a sentire i propri sapori e a scoprire il territorio attraverso un'esperienza degustativa. Con Gaetano ci conosciamo da tanti anni e lui ha sempre avuto questo, diciamo, pallino dell'innovazione. Effettivamente l'idea che ha avuto è un'idea che non è possibile farla rientrare nei canoni tradizionali né della trattoria, né del ristorante, né dell'osteria, né del bar, né tantomeno della bottega tradizionale. L'idea che ha avuto è un'idea sicuramente nuova. Ci sono trasformazioni molto forti sulla città. Abbiamo visto come il turismo ha cambiato alcuni pezzi di città, c'è sicuramente un servizio molto forte al turismo, ci sono anche dall'altra parte alcune grandi problematiche. Il turista percepisce, come lo percepisce il cittadino, un problema di sicurezza sulla città che è molto forte, e questo è un problema che ci portiamo dietro da anni. Dall'altra parte stiamo vivendo come gli orari della città stanno cambiando. Io che sono abituato molto al notturno, da mezzanotte in poi oggi la città è molto vuota, molto deserta. Probabilmente il turismo ha portato orari differenti di utilizzo della città e molti bolognesi sono trasferiti all'esterno. C'è un cambiamento veramente molto forte. Molto spesso c'è omologazione e l'innovazione è sicuramente un fattore interessante, altrimenti rischiamo di avere la stessa offerta che è molto gradita dal punto del turista, ma comincia a diventare veramente molto ripetitiva.